Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che usciranno questo inverno. Dopo giorni pieni di ansia passati ad aggiornare il profilo Twitter di Nintendo, nella speranza di vedere annunciato questo benedetto Direct, finalmente oggi è arrivata l'ufficialità. In questo video faremo un po' il riassuntone di tutto quello che possiamo aspettarci dalla presentazione di domani, prendendo anche in considerazione i rumor e i leak dei giorni scorsi. E so che molti di voi non vogliono rovinarsi la sorpresa, quindi metto la sezione ricca di spoiler alla fine. Detto questo, vi ricordo che seguiremo insieme l'evento in live qui su YouTube con una diretta ricchissima a partire dalle 15:30 di domani 14 settembre. Mi raccomando, non mancate perché potrebbe essere un direct di tutto rispetto. Grazie di cuore a Otogi Retro Games per sponsorizzare il canale e anche a tutti i poracci che si sono messi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Se siete nuovi, iscrivetevi e passa la paura. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dalle cose semplici, ovvero dalle notizie ufficiali. Il comunicato di Nintendo è stato abbastanza stringato e ci ha fatto sapere solo data, ora e qualche dettaglio generale di questo Direct di settembre. La presentazione sarà trasmessa domani 14 settembre alle 16, durerà circa 40 minuti e si concentrerà sui giochi in uscita questo inverno. Io ve lo dico subito, considerando anche come sono andati gli scorsi Direct, secondo me questa indicazione temporale è da prendere un po' alla leggera e sarà dato comunque spazio a titoli previsti per il 2024, magari anche in chiusura del Direct, ma di questo ne parliamo dopo. Bisogna poi tenere conto di due fattori. Il posizionamento di questo Direct risponde chiaramente a due necessità. La prima è quella di fornire un'ultima spinta pubblicitaria a tutti quei titoli che usciranno da qui a gennaio e come vedremo ci sono parecchie cose in ballo. La seconda è che il Tokyo Game Show è dietro l'angolo, quindi possiamo aspettarci un Direct indirizzato più verso il pubblico giapponese e quindi anche un supporto massiccio di terze parti nipponiche come ad esempio Square Enix e Level 5. Ma quali sono questi giochi in dirittura d'arrivo? Beh, se dobbiamo pensare alla sensibilità del pubblico nipponico, è molto probabile che un grande protagonista di questo Direct sia il remake di Super Mario RPG e vi dirò, non mi sorprenderebbe vederlo in apertura. Mi aspetto un bel focus su personaggi e gameplay, un trailer che riesca a far capire in modo netto in quali aspetti questo remake ricalca l'originale e in quali invece se ne allontana. L'uscita è prevista per il 17 novembre, quindi questo Direct sarà l'ultima occasione per parlarne in modo approfondito prima di un eventuale trailer di lancio. La situazione con Super Mario Bros. Wonder direi che è diametralmente opposta. Del platform in 2D abbiamo visto anche troppo e a poco più di un mese dall'uscita di questo nuovo gioco di Mario direi che non c'è tutto questo bisogno di convincere il pubblico. Dedicare un Direct intero a Wonder è stata una mossa vincente e direi che l'hype intorno al titolo fa sì che in questo Direct basti anche una presenza marginale, praticamente una timbrata di cartellino che aggiungerà ben poco a quello che abbiamo già visto. E per fortuna, aggiungerei. Forse non tutti adesso se lo ricordano, ma a novembre arriverà anche il nuovo WarioWare. Move It promette di riprendere esattamente da dove Smooth Moves si era fermato. Insomma, chiama questo tipo di party game molto fisici, perfetti per una serata con gli amici, probabilmente adorerà questo gioco e direi che nel caso si rivelasse pure un episodio riuscito sarebbe solo l'ennesima umiliazione per Everybody Want to Switch, un acquisto sempre più ingiustificabile, il titolo sbagliato uscito al momento sbagliato. Una grande fortuna della libreria Switch è stata dettata anche dal successo dei DLC dei suoi titoli di riferimento e anche in questo Direct mi aspetto che i contenuti aggiuntivi e le offerte dell'NSO ricoprano una porzione sostanziosa del minutaggio totale. Mentre è molto probabile che ci sia quantomeno un accenno al contenuto dell'ultima ondata del pacchetto aggiuntivo di Mario Kart, anche se non credo ne verrà presentato tutto il contenuto durante questo Direct, potrebbe essere giunto il momento di scoprire la seconda e finale ondata del pass di espansione di Splatoon 3, visto che il gioco ha appena compiuto un anno dalla sua pubblicazione e ancora gode di ottima salute, con una player base sempre numerosa e molto attiva. Siamo poi agli sgoccioli per quanto riguarda la libreria NSO e vi ricordo quali titoli mancano ancora all'appello tra quelli annunciati. Per Game Boy Advance ci sono ancora F-Zero Maximum Velocity, Golden Sun e Kirby and the Amazing Mirror, mentre per Nintendo 64 abbiamo 1080 Snowboarding e Mario Party 3. Inoltre c'è anche Harvest Moon 64, ma questo se non sbaglio dovrebbe essere disponibile solo in Giappone.
Potremmo aspettarci una nuova tabella di marcia per la pubblicazione di questi titoli e, perché no, anche qualche nuovo gioco che si unirà in futuro al servizio in abbonamento. Passando un attimo alle terze parti, qui il discorso diventa molto più ampio, ma ricordandoci quello che ci siamo detti all'inizio, per me ci sarà una presenza massiccia di Level 5, che nei mesi scorsi ha gettato tanta carne al fuoco e di sicuro avrà qualcosa di bello corposo da mostrare al TGS. Quindi io farei spazio per Decapolis e, perché no, incrociamo le dita anche per il ritorno del professor Layton. Dopo il successo della Pixel Remaster, ma anche di Octopath Traveler 2 e, andando un po' più indietro, di Live Alive, mi aspetto che anche Square Enix ritorni con qualche novità su console ibrida. Abbiamo in sospeso da tantissimo tempo il remake in HD 2D di Dragon Quest 3, ma ce ne sarebbero di titoli da esplorare in questo stile. Per me un remake di Chrono Trigger sarebbe praticamente come sognare a occhi aperti, ma non ci spererei più di tanto. Poi c'è anche Sega con il suo Sonic Superstars, platform che uscirà pochi giorni prima di Wonder, una coincidenza che mi riporta alla console war degli anni 90. I bei tempi, insomma. Mi sembra di aver visto ancora molto poco di questo titolo e, perché no, il Direct potrebbe essere l'occasione perfetta per approfondire il gameplay del platform. E chissà, si potrebbe fare anche un accenno all'update conclusivo del supporto a Sonic Frontiers in uscita il 28 settembre. Per quanto riguarda i publisher occidentali, non so voi, ma io sento puzza di Ubisoft, quell'odore inconfondibile. Avete presente, no? Anche se non uscirà prima del 2024, ci vedrei bene in questo Direct un nuovo trailer del prossimo Prince of Persia in 2D, e chi lo ha provato ne ha parlato estremamente bene, ma poi anche l'annuncio della remaster di Beyond Good and Evil per il 20° anniversario dalla pubblicazione di questo bellissimo action adventure. Giusto per ricordarci che il secondo capitolo non uscirà mai. Va bene, siete pronti per le vere speculazioni? Prima però di procedere, vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo, e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social, perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi stra-interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso, ditegli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale, e andiamo avanti. Allora, da dove cominciare? Beh, non è proprio un titolo previsto per il 2023, ma vuoi un po' per i leak, vuoi un po' perché c'è ancora tantissimo da scoprire, mi aspetto di trovare qualcosa in più sul nuovo gioco di Peach. Continuo a pensare che possa trattarsi di un ibrido in stile JRPG, quindi mi piacerebbe scoprirne di più sul gameplay, sapere quale sia il nome ufficiale del progetto e magari anche la sua data di uscita. Ecco, questo insieme a Super Mario RPG per me è uno dei papabili opener di questo Direct. Potrebbe esserci anche un aggiornamento per il remake di Luigi's Mansion 2, però questo rivolgersi al catalogo 3DS secondo me apre a uno scenario molto interessante, e potremmo vedere una Nintendo interessata a proporre anche altri titoli dal catalogo di questa portatile in attesa dell'arrivo della nuova console. Insomma, il 3DS sarebbe il tappabuchi definitivo. Come ha traghettato il primo anno di Switch, accompagnerebbe anche l'ultimo anno del suo ciclo vitale. E tra tutti i porting e le remaster possibili, non ci credo che Nintendo non si farà tentare dall'idea di riproporre un Kid Icarus Uprising. Ma la libreria 3DS è così vasta che mi aspetto di leggere da voi quali sono i titoli che vorreste vedere su Switch. Non ne ho parlato qua sul canale perché non ho avuto tempo di farlo, ma sappiamo tutti che Nintendo, per ora, ha escluso la possibilità che venga pubblicato un qualche tipo di DLC per Tears of the Kingdom. Ma allora, vogliamo veramente far morire così uno degli anni più importanti per la serie di The Legend of Zelda? Probabilmente andrà a finire così, però se vogliamo sognare, io la butto lì. Un nuovo episodio in 2D sarebbe tanta roba, ma anche semplicemente tirare fuori ste benedettissime remaster di Twilight Princess e Wind Waker sarebbe una cosa pazzesca. Ne parliamo da così tanto tempo che ormai sono diventati praticamente un miraggio, tipo Metroid. Ma di questo parleremo alla fine. Si vocifera tanto di un possibile aggiornamento di Smash Ultimate, un qualcosa che potrebbe essere sia relativo all'amiibo di Sora o anche un update molto più corposo. Beh, non mi sento di escludere la prima opzione, mentre credo sia troppo presto per la seconda. Se veramente vogliono far uscire una versione deluxe di Smash Ultimate, questa accompagnerà il lancio di Switch 2, ed è ancora troppo presto per sentir parlare della nuova console. Per me la data più probabile rimane ancora quella di Natale 2024, ma se veramente Nintendo
Nintendo decidesse di bruciare i tempi e uscire con Switch 2 a marzo del prossimo anno, beh allora avrebbe senso seguire lo schema proposto con Switch, con una presentazione ufficiale prevista per ottobre o novembre. Però non so, mi sembra ancora troppo presto. Infine abbiamo il GigaLeak di Pioro. Vi riassumo tutto quello che è stato tirato fuori nello scorso weekend di fuoco. Per Pioro abbiamo un annuncio a tema F-Zero, diverso da Maximum Velocity su GBA. Questo molto probabilmente sarà un F-Zero 99, un Battle Royale in stile Tetris 99, basato o sul primo capitolo della saga o sul capitolo per Nintendo 64. Poi ci sarà un nuovo gioco di Donkey Kong, solo che non è assolutamente quello che sperate che sia. Tutti gli indizi portano verso un nuovo Mario vs Donkey Kong. Lascia a voi commentare un'eventualità del genere. Infine si parla anche di un doppio remake di due titoli legati tra di loro usciti su Wii e DS. Restringendo di molto il campo, probabilmente il leaker si riferisce a Another Code e al suo seguito, Viaggio al confine della memoria. Il primo è un'avventura grafica seminale, ma non so quanto i giovinastri di oggi accoglierebbero con entusiasmo un nome del genere. E per chiudere, la domanda sulla bocca di tutti. Ma Poro, quanti anni ha? No, non quella, quell'altra. Vedremo Metroid Prime 4? Poracci, per me ci siamo. Io ci voglio credere. Il nuovo reveal di Metroid Prime 4 chiuderà questo Direct col botto. Del gioco vedremo poco o nulla, state tranquilli. E la vera beffa sarebbe essere lasciati appesi mostrando solo il nuovo logo reveal. Però il gioco è pronto. Manca solo il tassello fondamentale, Switch 2 e il suo reveal ufficiale. Ma questa apertura verso il quarto capitolo ci farà finalmente avere la chiusura della trilogia originale su Switch, con Nico's e Corruption riproposti esattamente come è accaduto con i primi due Pikmin, una remaster senza infamia e senza lode, shadow droppata per poi lasciare spazio fra qualche mese all'edizione fisica. Poro prediction? Poro prediction. Ma ora aspetto di sapere quali sono le vostre speranze, aspettative e prediction relative a questo Direct. Vi aspetto qua sotto nei commenti per farci salire l'hype a vicenda e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con una live imperdibile. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo piori, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct. Michele Metroid Prime 4, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Yeah.